Nacque a Piacenza verso il 1164 da una famiglia probabilmente oriunda irlandese. Si pensa che i suoi antenati fossero arrivati in Italia dopo l'invasione delle isole britanniche da parte dei danesi, capeggiati dal loro re Knut. Nel 1186 Folco entrò nell'ordine dei canonici regolari di Sant'Agostino, che reggevano la parrocchia di Sant'Eufemia, e da essi fu inviato a Parigi per compiervi gli studi teologici. Nel 1194 fu nominato prevosto di quella stessa parrocchia e il vescovo di Piacenza, Grimerio, si servì di lui per molti affari e, tra l'altro, lo incaricò di stendere il discorso di apertura del sinodo tenuto nel 1207. L'anno seguente fu nominato canonico della cattedrale e, poco dopo, arciprete, onorando nello stesso tempo l'incarico di lettore presso lo studio teologico piacentino, allora particolarmente fiorente. Alla morte di Grimerio nel 1210, il santo fu eletto dal clero vescovo di Piacenza, ma la scelta non fu confermata da Papa Innocenzo III. La sua reggenza di vescovo eletto durò 6 anni e soltanto l'11 settembre 1216 ricevette la consacrazione episcopale da Papa Onorio III. Nello stesso anno gli elettori di Pavia, diocesi rimasta senza guida per la morte del proprio pastore, lo richiesero al Papa, che acconsentì. Nel nuovo campo di apostolato, il vescovo si impegnò con straordinaria energia, istituendo mense per i poveri e scuole gratuite per i giovani, intraprendendo riforme di monasteri maschili e femminili e difendendo i diritti ecclesiastici nella lotta con il potere civile. Intervenne anche come pacere nelle contese tra le fazioni. Morto il 16 dicembre 1229, fu sepolto nella cattedrale vicino all'altare di San Simone, da dove nel 1567 le sue reliquie furono traslate sotto l'altare maggiore insieme a quelle di altri santi e nel 1614 portate nella cripta. Nel 1878 il vescovo di Pavia, Monsignor Riboldi, fece collocare le reliquie del santo in un'urna speciale sotto l'altare maggiore, dove si trovano tuttora.